Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Ho deciso di lanciare un nuovo format che è il vlog del pendolare, ossia il vlog fatto sulla metro. In quanto ho smesso di fare video su YouTube perché sto lavorando a Roma e l'unico momento libero che ho è quando sto sulla metro, quindi ho deciso di fare un vlog qui e parlarvi di cosa accade nella metro di Roma, che è molto divertente. Tipo, oggi c'era un signore che aveva paura di scendere alla fermata della metro che doveva scendere, ossia Flaminio, e quindi ha deciso di non scendere. E la sua motivazione è stata: c'erano quattro ragazzi di colore, neri, dell'Africa proprio, che mi hanno visto e ridevano. Io so che loro hanno molta fame e quindi sono cannibali e mi avrebbero mangiato, e quindi io sarei stata la loro cena. Questa sarà la giustificazione del signore per non scendere a Flaminio, ma scendere poi a Termini. Cioè, ragazzi, non so se mi ha trollato alla grande e quindi è un genio, o se davvero sta messo così male. Poi, di che altro vogliamo parlare? Che la domenica la metro a Roma è invivibile perché ci sta troppa gente. Stamattina ho aspettato mezz'ora per prendere la linea da Termini che arriva a Lepanto. E quindi niente, in questo vlog volevo parlare di perché mi sto a fare video, appunto, perché inizio a lavorare, sto facendo un cuoco vicino a Zapazzini e oggi doveva essere il mio giorno di riposo e invece mi hanno chiesto di lavorare, quindi non ho potuto fare il vlog che avrei voluto fare oggi. E chiedo scusa che ancora non ho fatto lo speciale sui cappelli che mi era stato chiesto da Martina, ma non ce l'ho proprio fatta perché lavoro 7 giorni su 7 e diciamo, da quando lavoro ho messo la fibra ottica a casa, quindi ho caricato qualche video di gameplay perché diciamo la linea mi va molto meglio adesso e gioco decisamente meglio, quindi fibra ottica da paura. E niente, spero che si dia questo format vi piaccia. Mo oggi sinceramente non c'ho tanto da dire perché poi sono stanco, sono tornato al lavoro e mille cose. Quindi non so raga, fatemi sapere qui nei commenti se l'idea del vlog così vi piace. Io poi magari ogni giorno vi racconto una storiellina su quello che ho trovato sulla metro quel giorno. Tipo oggi era il cannibalismo sulla linea. Però ragazzi, state tranquilli, non vi mangia nessuno. Al massimo dovete stare attenti al portafoglio se c'è qualche zingaro, ma questo non vuole essere una cosa razzista, ma è così, cioè lo fanno, quindi perché nasconderci dietro un dito? Ma come vi dico, state attenti alla politica italiana, perché pure loro esorridono e accarezzano le palle, ma poi lo mettono a culo. Quindi regà, penso che stasera sarà molto divertente in quanto la gente mi vedrà a parlare col telefono in mano e non capirà che sto facendo, perché non sono scemo perché sto parlando solo. E insomma dai, se beccavo al prossimo video, spero che si dia vi piaccia, fatemi sapere qua sotto nei commenti se poi volete fare qualche domanda, qualcosa, io dunque vi risponderò in questi vlog, quindi sarà divertente perché la location è diciamo abbastanza pubblica e la figura di merda è sempre dietro l'angolo. Quindi raga, un bacione a tutti. Se vediamo al prossimo video fatemi sapere che ne pensate. Ciao!